Grazie Stefano, buongiorno a tutti. Sono Marina Mingozzi, sono la responsabile del settore politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna. Oggi presento quello che è stato il percorso di trasformazione del portale della Regione Emilia-Romagna dedicato ai giovani, GiovaZoom, all'interno del processo Diplone. Il GiovaZoom è il portale dell'Emilia Romagna rivolto ai giovani. Siamo partiti nel 2017 con un progetto di comunicazione coordinato appunto dal nostro assessorato in collaborazione con l'Agenzia di Informazione e di Comunicazione della Regione per realizzare un portale riorganizzato in modo tale da dare una trasversalità di informazioni e di politiche rivolte ai giovani. Cos'è GiovaZoom e che cosa dovevamo risolvere? Il sito era in una versione precedente Diplone, non era strutturato a tutto schermo, aveva uno stile poco interessante per i giovani, erano presenti delle sezioni che avremmo dovuto approfondire maggiormente. C'erano dei sottositi tipo il GAER, che è una sezione per i giovani artisti dell'Emilia Romagna, la Younger Card, che è una tessera regionale per i giovani dell'Emilia Romagna, e i bandi, che avevano poco evidenza. Cos'è GiovaZoom e cosa abbiamo risolto? Queste sono le sezioni: lavoro, studio, creatività, eccetera. Le abbiamo mantenute personalizzandole sia dal punto di vista visivo che dei contenuti. Il concept, quindi gli obiettivi e le finalità, abbiamo costruito un portale in grado di valorizzare tutti gli ambiti di intervento della regione, abbiamo evidenziato gli interventi più innovativi, abbiamo costruito spazi di maggiore interazione con i giovani, tipo ascolto podcast, visualizzazioni video, implementazioni mappe, partecipazione a consultazioni, possibilità di condividere opinioni ed idee. Questo è il layout grafico che noi abbiamo pensato potesse catturare i giovani, lasciando un'impostazione grafica per aree. Queste sono le icone che sono state progettate. Abbiamo dato la possibilità a una ragazza, questa Lucrezia, una giovane artista, di rappresentare con gli elementi più sinergici al mondo giovanile quelle che erano le sezioni. La redazione che lavora dentro al portale è composta da un sacco di gente, giovani collaboratori, associazioni culturali, tirocinanti, ragazzi e ragazze del servizio civile, un team che grazie a Red Turtle ha fatto una formazione supplone e che concorre a un lavoro complesso dentro a un unico sito. Abbiamo delle aree sottositi, appunto questo sito GAER Giovani Artisti dell'Emilia Romagna. È una sezione che dà alla possibilità ai giovani emiliano-romagnoli che si occupano di creatività di avere mappa di servizi, database di giovani artisti, piste sulla street art. Dentro al sito GiovaZoom abbiamo appunto altre sezioni. Sulla sinistra abbiamo i bandi, il tema qua al centro l'osservatorio giovani con tutti i dati, le data visualization, che sono un servizio di governance per gli amministratori per progettare, e la mappa con tutti i video. Passiamo a Youth. Youth è stato un Youth Generazione di Idee, è un processo che ha caratterizzato le politiche giovanili dal 2021. Che cos'è Youth Sito? Nel 2021 è nato il percorso di Forum Giovani dell'Emilia Romagna. Abbiamo chiamato a raccolta più di 2.500 giovani, li abbiamo incontrati sul territorio e abbiamo lavorato con loro su tematiche di loro interesse trasversale legate agli ambiti smarter, closer, greener e fairer, quindi sugli argomenti che li riguardavano. Il sito è stata la casa di tutto questo percorso. Nel 2021 abbiamo ideato un sito velocemente per poter poi andare velocemente sul territorio. Eravamo appena usciti dal Covid, realizzato in WordPress. Abbiamo poi deciso nel 2022 di spostare il tutto su Plone, sia per una questione di tranquillità e di gestione, sia di facilità, sapendo che noi già lavoravamo con GiovaZoom. Questa è la identificazione di quelle che sono state le mappe.
la rappresentazione di un percorso, la mappa dell'Emilia-Romagna con tutti i punti. All'interno dei punti è possibile vedere in questa timeline tutti i materiali che sono stati raccolti. IUTS è stata, e dentro al sito IUTS abbiamo tutto questo valore di informazioni, laboratorio giovani, laboratorio enti locali, opportunità. Testimonianze e tutto il valore delle web radio dell'Emilia Romagna e in più il bando officina. Questo è di grande interesse perché l'officina è stato il bando che è stato lanciato nel 2021, ma questo bando insieme al sito, che era il sito IUTS Officina, era la casa delle informazioni. Voi vedete sotto bando officina, FAC, contattaci, era il modo per parlare con i giovani, gruppi informali che potevano partecipare a questo bando e di trovare informazioni dentro al sito IUTS. Davamo un contributo di 25.000 euro, è stato un bando molto riuscito, abbiamo ricevuto 110 domande, si sono costituiti diversi gruppi informali e in questo momento li stiamo finanziando. Per concludere, posso dire che questo valore anche di questo sito IUTS Officina all'interno del sito IUTS che ha tracciato la carovana di percorso, noi lavoreremo per fare in modo che all'interno del portale GiovaZoom della regione già Implone, nel prossimo anno proveremo a fare proprio anche un'integrazione dei due siti al fine di ottimizzare al meglio le informazioni che riguardano i giovani che vivono, lavorano e frequentano il territorio emiliano-romagnolo. Grazie a tutti e buon lavoro.